il nostro appuntamento del giovedì per la nostra lezione sabbatica, che verrà appunto trasmessa sabato. La lezione di oggi è un proseguo appunto dei racconti che stiamo sviluppando ogni sabato. E ogni sabato appunto studiamo un personaggio femminile particolare. Quello di oggi lo è altrettanto. Non voglio svelarvi nel nome, nella storia che andremo a sviscerare durante il corso di tutta la lezione. Però parliamo comunque di una donna, di cui stavolta viene detto il nome. Abbiamo parlato comunque di donne che hanno ricoperto dei diversi ruoli, come tipo sorella, figlia, moglie, eccetera, e oggi invece questa donna riveste un ruolo molto importante che poi andremo a vedere, un compito veramente speciale. Miei cari fratelli, chiniamo i nostri capi in preghiera e invito la cara Stefani a pregare. Un Padre Celeste che stai nei cieli, onore e gloria, Signore, ti siano dati in cielo e in terra. Ti voglio chiedere, Signore, in questo momento, di dirigere, Signore, le nostre menti, il nostro cuore, tramite il tuo Santo Spirito. Ti chiedo il perdono dei nostri peccati e aiutaci, Signore, ogni giorno a migliorare e che questi insegnamenti li possiamo mettere in pratica. Ti chiedo di benedire al tuo popolo, nel nome santo di Gesù, chiedo queste grazie. Amen. Amen. Quindi vogliamo iniziare la nostra scuola con l'aiuto di Dio. E quindi, cara Stefani, oggi di che personaggio parleremo? Come appunto si chiamava? Dove ci troviamo? E che ruolo ricopriva? Sì, grazie Lori. Oggi abbiamo una lezione molto interessante. E disse Salomè è la salvezza dei nostri figli, e vediamo che questa storia ci porterà molti insegnamenti. Basandosi sui testi biblici, la tradizione ci disse il nome appunto di questa donna che vediamo oggi. Matteo ci dà una descrizione dei due figli, il nome dei due figli di Salomè, e anche il nome del padre di questi due fratelli, che sarebbero Giacomo e Giovanni, e poi Zebedeo. Poi Marco ci dà una descrizione ancora di più, e poi ci viene a dire il nome. Ci dice: vi erano pure delle donne che, guardando da lontano, fra di esse vi erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore e di Iosse e Salomè. Perciò il nome di questa donna era Salomè, che era madre di Giacomo e Giovanni e moglie di Zebedeo. La domanda disse chi erano i suoi figli e quale era l'attività di famiglia. Abbiamo già letto nei versetti biblici Giovanni e Giacomo, i figli di Salomè. E la loro attività era un'attività molto comune all'epoca, molto umili, che erano pescatori. Questa era l'attività di famiglia. Quindi vediamo che questa donna disse che seguiva Gesù. La madre seguiva Gesù e le aveva messo liberamente a disposizione i beni per l'opera di Cristo. Luca ci dà una descrizione molto importante, Lorenza. Ci parla che Gesù predicava nelle città, predicava nei villaggi e con lui c'erano i 12 apostoli, ma anche certe donne, disse Luca. Queste donne seguivano Gesù. Dà anche i nomi delle donne: Maria Maddalena, Giovanna, Susanna, e disse molte altre, le quali lo sostenevano con i loro beni. Perciò tra queste donne che sostenevano Gesù con i loro beni c'era appunto Salomè. E sicuramente Salomè avrà sentito parlare insieme ai suoi figli della promessa che Gesù aveva fatto a loro, dicendo che avrebbero giudicato e si sarebbero anche seduti sui troni. Quindi Salomè sicuramente ha sentito parlare di questa promessa che Gesù aveva fatto. Quindi Lorenza,
Cosa chiese Salomè che Gesù facesse in loro favore? Quale risposta profetica diede Gesù Cristo in questo momento? Ok, qui ci troviamo poco prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, pochi giorni prima. Gesù è la terza volta che predice la passione, la sua passione. Però a un certo punto si fa avanti appunto la madre dei figli di Zebedeo, quindi di Giacomo e Giovanni. Si accostò a Gesù, addirittura si prostrò perché lo riconosceva come Dio e gli chiese qualche cosa. E Gesù le disse: che vuoi? Ed ella rispose: ordina che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla sinistra del tuo regno. Marco approfondisce ulteriormente dicendo che i figli stessi chiesero a Gesù: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. E Gesù disse loro: voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono stato battezzato? Essi gli dissero: sì, lo possiamo. E Gesù disse loro: voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato. Quindi vediamo qui che questi personaggi comunque amavano molto Gesù ed erano disposti a seguirlo ovunque. Però nel loro cuore ancora c'era qualche peccato e qui vediamo proprio quello dell'ambizione e dell'orgoglio, che era stato anche alimentato dalla madre stessa, che continuamente puntava su questo punto, no? Ed è molto interessante il fatto che a volte quando noi mettiamo noi stessi al primo posto sottovalutiamo gli altri, perché loro, chiedendo di stare alla sinistra o alla destra di Gesù, in realtà stavano togliendo di mezzo gli altri, si sentivano superiori, si sentivano quelli che meritavano di più questi posti privilegiati, e la mamma quindi contribuiva in questo. Però Gesù non asseconda questi desideri e quindi prosegue poi avanti con la lezione, vedremo come si evolve la cosa. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, Stefani. Vediamo che Gesù risponde, disse anche un altro passo biblico, no Lorenza, come hai detto tu, e tra di voi disse: non sarà così, anzi chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo. Gesù Cristo stesso, essendo Dio, essendo ricco, lascia la sua corona, la sua gloria per venire a questo mondo a soffrire e a patire. E loro in quel momento stanno ricercando questi ruoli di preminenza e fra i suoi fratelli. Anche Ellen White disse, voglio leggerti questo, disse che Gesù avrebbe sì stabilito il suo regno, però basato sui suoi principi opposti. Il regno di Dio non si ottiene dai favoritismi. Anche se lei avesse messo a disposizione i suoi beni liberamente per l'opera di Cristo, questo non gli dava il favoritismo di questi posti così importanti, perché non è male l'ambizione, no? Un'ambizione però buona, non sto parlando di un'ambizione egoistica, non è male. Il problema è che lei ricercava per i suoi figli un posto di preminenza, cioè non cercava un posto, quello che Gesù proprio avrebbe dato a ognuno di loro, voleva quello che lei voleva per i suoi figli. Ogni madre desidera il meglio, no, per i suoi figli, e vuole il meglio per loro. Però in questo caso questa madre, anche se era spinta di un amore materno, ma tu hai detto che anche c'era questa ambizione egoistica nel suo cuore, e non soltanto nel suo, ma anche quelli dei suoi figli e anche quelli dei discepoli, perché anche i discepoli, se no lo avevano detto in quell'occasione, già nel loro cuore ambizionavano questi posti. Praticamente loro coltivavano nel loro cuore quel desiderio che Gesù instaurasse il suo regno sulla terra, no? Eliminando i romani, però così non era. Però
Però è molto bello il fatto che nonostante Gesù avesse capito e avesse letto nei loro cuori questo spirito di ambizione, di egoismo, nonostante tutto comunque non li rimprovera stranamente, ma lui delicatamente sposta un po' l'argomento facendogli comprendere i veri valori del seguire lui stesso. E quindi vediamo il carattere di Gesù, che comunque riesce a vedere quello che c'è di buono nel nostro cuore e lavora lì, cercando di estirpare le erbacce che ci sono nel nostro cuore. Quindi la terza domanda ci chiede qual era il calice dell'afflizione che Gesù doveva bere e a quale battesimo della sofferenza furono sottoposti i figli di Salome. Sì, Lorenza, Gesù disse queste parole: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Ancora prima di entrare al Getsemani, Gesù già sentiva profondamente questa afflizione, questa tristezza. Poi, entrando al Getsemani, quella terribile notte di agonia inizia lì, proprio nel Getsemani. Ed Ellen White dice questo, Lorenza: Gesù Cristo ha dovuto sopportare il gran peso del peccato. Gli sembrava più, disse, di quanto potesse sopportare. Gesù sopportò ciò che nessun essere umano potrà sopportare, perché ha assaporato le sofferenze della morte per tutti gli uomini. In quel momento Gesù sapeva molto bene che il destino della razza umana era nelle sue mani, nella sua decisione. E in quel momento la coppa, disse, no, questo calice tremò nelle sue mani, perché ciò che Gesù ha patito, nessun essere umano lo può resistere. Era tanta la sofferenza mentale, quella sofferenza psicologica, che disse che sangue cadeva sudore di sangue cadevano da lui. Quindi possiamo comprendere che Gesù veramente era molto provato, veramente molto provato, perché se lui non dava la sua vita per l'uomo, quindi voleva dire che la salvezza dell'uomo non ci sarebbe stata. Quindi nelle sue mani, nella sua decisione, c'è una grande responsabilità. E anche disse Ellen White questo: Gesù beve solo quel calice dell'agonia in quel momento. Solo perché? Perché non c'erano i suoi discepoli, non c'era nessuno in quel momento, umanamente parlando, chi lo poteva incoraggiare, chi lo poteva sostenere. Addirittura Gesù esce e vede i discepoli dormendo. Nessuno ha pregato con lui quella notte. Quindi veramente ha bevuto da solo quel calice tanto triste, era tale quell'agonia, no? Che Gesù esclamò queste parole. Anche Isaia ci parla di questa coppa della ira, perché ci dice come un agnello portato a macello e che si è caricato dei nostri peccati. Poi anche disse: a quale battesimo della sofferenza furono sottoposti i figli di Salome? Loro hanno detto: sì, possiamo, perché Gesù ha fatto una domanda a loro. Erano sicuri che potevano, erano certi che volevano partecipare delle sofferenze di Cristo. E infatti Gesù annuncia questa profezia a loro. E vediamo che Giacomo, disse la scrittura, in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Giacomo è morto a un'età molto ancora prematura, era giovane. E anche Giovanni disse: io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione. Perciò loro hanno dovuto assaporare anche loro questo battesimo della sofferenza. Certo, no, come Gesù, che Gesù veramente ha patito, veramente ancora più forte questa sofferenza, però se noi vediamo anche la vita dei discepoli, le prove, le sofferenze, le difficoltà che hanno passato, Gesù stesso già lo aveva annunziato. Ricordiamo che i governanti ebrei odiavano a Giovanni e lo avevano accusato anche a lui di sedizione, pensando che così
sarebbe stato morto, no? Perché in quel tempo era un delitto molto grave. E poi vediamo che anche Giovanni era stato gettato in una pentola di olio bollente e poi portato a Patmo. Perciò vediamo che anche loro hanno patito questa sofferenza. Ma è bello, Lorenza, ho meditato in queste parole di loro. Erano molto certi, molti sicuri, scusate. E vediamo alla fine che loro hanno afferrato questa corona della vita eterna. Però quanti di noi siamo disposti? Siamo così disposti ad afferrare quella corona della vita eterna, coste quello che coste, come hanno fatto loro, come loro avevano preso questa decisione nel cuore. E questo è qualcosa di riflettere, perché veramente vediamo l'esperienza di loro, è stata un'esperienza molto forte. Bene, c'è una frase tipica che dice: non c'è corona senza croce, no? Loro ambivano a questa corona, però hanno dovuto patire, come hai detto benissimo. E inizialmente però vediamo, quando ancora non erano convertiti al 100%, nonostante avessero espresso il pensiero di dire: noi ti seguiremo ovunque, noi saremo disposti a tutto, però vediamo che nel momento in cui Gesù era nel Getsemani e aveva bisogno che loro gli stessero vicino, vediamo che in realtà loro poi si sono addormentati, no? E quindi invece vediamo che dopo, quando si sono convertiti veramente, cioè le cose le facevano non più perché pensavano di meritarsele o per una ricompensa, ma semplicemente per amore. Quindi sono stati, per questo amore, in virtù di questo amore, sono stati disposti a morire, cioè Giacomo a morire per la fede, e invece Giovanni a sopportare persecuzioni. A quale gruppo di donne missionarie che seguivano Gesù apparteneva Salomè? Dove ritroviamo Salomè il giorno della resurrezione? Quindi, troviamo nella Bibbia sempre questo abbinamento: Giacomo, Giovanni e Pietro, che erano quelli che stavano più a stretto contatto con Gesù. Troviamo anche quest'altro trio di donne, sempre connesse tra di loro: Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, di Giuseppe e Salome, giusto? E queste donne erano delle vere e proprie missionarie che seguivano Gesù ovunque e sostenevano l'opera di Dio anche con i loro beni. Evidentemente quindi avevano anche un tenore di vita abbastanza buono per poter collaborare anche economicamente, e quindi loro erano disposti a seguire Gesù e lo seguivano ovunque. In Galilea in questo momento erano scese con lui in Gerusalemme, e le ritroviamo anche in Marco 16:1-5, dopo la morte di Gesù, che comunque loro hanno seguito da lontano Gesù durante tutto il Calvario, e vediamo che poi anche quando è morto non lo hanno abbandonato, come tanti che sono scappati, se ne sono andati, si sono scandalizzati della morte di Gesù. Loro invece sono andati, hanno acquistato a Roma per andare a imbalsamare Gesù, poi si sono riposati secondo il comandamento del sabato, e il primo giorno della settimana lo hanno appunto unto. E vediamo quindi che loro hanno dedicato completamente la loro vita per Gesù, lo hanno seguito, sostenuto, e anche nel momento della crisi, quando tutti i sogni erano infranti perché Gesù era morto, loro hanno continuato a credere, a sostenerlo, e quindi hanno anche pensato alla sua sepoltura. Quindi io ti rivolgo la quinta domanda, dove chiede: nonostante i figli di Salome avessero l'appellativo di Boanerges o figli del tuono, dove troviamo i loro nomi grazie all'opera compiuta da Dio nelle loro vite e alla trasformazione del loro carattere? Quale posto speciale occupano oggi i figli di Salome nell'ambito della Chiesa di Dio? Sì, grazie Lorenza. Gesù aveva chiamato Giacomo e a Giovanni per essere parte dei suoi discepoli. Gesù sapeva molto bene che loro avevano dei difetti di carattere. Difatti,
Giacomo e Giovanni avevano uno spirito vendicativo, uno spirito di critica, erano orgogliosi e ambiziosi. Difatti vediamo che volevano occupare il primo posto nel regno di Dio, no? E Gesù aveva detto queste parole: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Bene, Giacomo e Giovanni, nonostante i loro difetti di carattere, hanno dovuto imparare e hanno lottato contro il suo carattere, contro Dio, contro l'orgoglio, contro Satana. Hanno lottato contro le prove, le sofferenze e hanno vinto, perché nella loro vita vediamo poi il suo percorso, veramente si sono convertiti e hanno vinto veramente questa grande battaglia che ognuno di noi è chiamato anche a vincere. E dove li troviamo? Apocalisse disse: il muro della città aveva 12 fondamenti, dice la scrittura, no? Perciò i loro nomi sono scritti lì. Questo mi ricorda la visione che Ellen White vive, che disse che nel monte di Sion c'è un tempio, il tempio nel quale solo i 144.000 potranno entrare. E vide anche delle tavole di pietre, e su queste tavole di pietre c'erano i nomi scritti in oro dei 144.000. Se noi facciamo parte anche dei 144.000, che è la nostra speranza essere salvati, e anche i nostri nomi saranno scritti lì. Ebbene, e poi disse: quale posto speciale occupano oggi i figli di Salome nell'ambito della Chiesa di Dio? Bene, noi sappiamo che Gesù ci ha anche fatto delle promesse molto veramente importanti e belle. Gesù disse che se siamo fedeli fino alla morte, i figli spirituali di Salomè, se si arriva a prendere quel premio, no? Che penso che tutti i credenti desiderano questo premio, Dio disse in Giovanni 1,6 che ci ha fatti re e sacerdoti, quindi saremo dei re e sacerdoti, disse Dio. Dio stesso dice che lui ci ha fatti re e sacerdoti per Dio Padre suo, ci ha fatto anche cittadini del regno, membri della Chiesa di Dio. Questi sono i grandi privilegi che Dio ci darà a ogni fedele. Perciò è il posto speciale che occupano oggi i figli fedeli, però dobbiamo dire questo, fedeli di Salomè nell'ambito della Chiesa, sono questi privilegi che Dio ci ha già detto. Allora, quale parole possiamo immaginare che Salomè ripetesse ai suoi figli? Essendo una madre primorosa, Lorenza, tu che sei una mamma, potrai immaginarti, no, le parole primorose che Salomè magari esprimeva ai suoi figli. Prego, Lore. Noi vediamo che grandi uomini dietro grandi uomini di Dio ci sono stati grandi madri. E quindi Gesù stesso, Mosè, Samuele, Stefano. Difatti qui il primo versetto che viene riportato è Seconda Timoteo 2:1. Parla di un figlio la cui madre è stata molto importante per la sua formazione, per la sua fede. E quindi è molto importante il ruolo che riveste una madre, perché la madre con la sua fede, con le sue preghiere, col suo insegnamento può modellare il carattere dei propri figli affinché possano diventare delle colonne nella Chiesa di Dio. E quindi qui vediamo dove c'è una bellissima preghiera nella nota che voglio leggere. E qui è una madre che scrive al proprio figlio: vai avanti, figlio mio, mantenendo la fiducia in Dio e la tua forza fino a raggiungere la vittoria. Se camminerai nella misericordia e con la mente chiara, Dio ti darà la sapienza per diventare il suo strumento nell'opera per questi ultimi tempi. Non considerare tua madre troppo severa, non pensare nemmeno che ti stia giudicando. Mi interessa semplicemente tutto ciò che ti riguarda e desidero augurarti il successo in questa vita
e l'ottenimento della vita eterna. Quindi qual è il desiderio più grande di una madre? Cioè, è che anche il mio verso mio figlio, quello che sia felice, che si realizzi in questa vita e che possa ottenere la vita eterna. E quindi su questo bisogna lavorare. E quindi Proverbi 6:20 dice: figlio mio, custodisci il comandamento di tua madre e non dimenticare l'insegnamento di tua madre. Tienile del continuo legati sul tuo cuore e fissali intorno al tuo collo. Quando camminerai ti guideranno e quando riposerai veglieranno su di te. Quando ti sveglierai parleranno con te. Quindi è molto bello. E la domanda dice: quale promessa di Dio riservata a quei padri, a quelle madri che hanno investito nell'educazione dei propri figli? Innanzitutto loro saranno felici e vedranno la realizzazione di tutto il loro impegno e soprattutto vedranno che quello che hanno insegnato ai loro piccoli, loro da grandi non si allontaneranno con l'aiuto di Dio. E quindi questo dovrebbe essere il desiderio di ogni madre. Quale fu, Stefani, la gioia più grande di Salome e Zebedeo? In che misura Salome rappresenta Gesù? Sì, grazie Lorenza. Mi ricordo una testimonianza che disse che i genitori devono desiderare di essere in guai e devono anellare la salvezza dei figli e la conversione dei figli. E se un figlio che è stato istruito nel cammino di Dio poi si è allontanato, dice Ellen White che se i genitori pregano ferventemente, con tanta perseveranza e umiltà, Dio ha promesso operare tramite il suo Santo Spirito nel cuore di questi figli. E questa madre aveva un compito fin dall'inizio con i suoi figli. Qual è il compito? Il compito di questa madre era raggiungere questo obiettivo che loro si avevano già fissato insieme al suo marito. Era di portare i suoi figli alla meta e consigliavano ai suoi figli di avere gli occhi e su quella meta, su quel premio che era un premio che sarebbe stato per la vita eterna. Davano dei consigli, ammonivano, ammonestavano i figli, no? E la gioia più grande per Salomone Zebedeo era vedere la realizzazione di questo suo piano, del compito che Dio gli aveva assegnato loro come genitori. Difatti vediamo che alla fine, già come Giovanni, hanno, no, la salvezza della loro anima, e questo per loro fu una gioia. Sono stati anche dei figli ubbidienti, come tu lo hai detto, e questo portava nel cuore di loro tanta gioia. E anche dice Ellen White questo, Lorenzo, io ti voglio leggere questo, che negli ultimi tempi le madri perderanno lo spirito materno, per l'amore di Dio rimane per sempre. Cioè l'amore di Dio è immutabile, e non ha mutamento, è immutabile l'amore di Dio. Salomè ha istruito i suoi figli con tanto amore, con tanta dedicazione, con tanta perseveranza, con tanta pazienza. E questo stesso atteggiamento di insegnamento di questa madre lo possiamo vedere in Gesù Cristo. Gesù Cristo ha insegnato i suoi discepoli, ha ammaestrato i suoi discepoli con tanto amore, con tanta pazienza, con tanta diligenza, perseveranza. E Gesù ha avuto un amore che è immutabile, perché Dio è amore e rimane per sempre amore. Invece lo spirito negli ultimi tempi delle madri, questo spirito materno si perderà, ma l'amore di Dio no, rimane per sempre. Sì, volevo dire, no, che abbiamo due figure femminili col nome, diciamo, quasi uguale, solo una questione di accento, penso. Salomè e Salome. Salomè era una figlia che ha voluto accondiscendere ai capricci della madre, chiedendo poi la testa di Giovanni Battista. E qui abbiamo invece una madre, Salome, che è stata disposta a sacrificare la sua vita al servizio di Dio, che poi non è un sacrificio ma un onore, e a educare il proprio figlio nella verità. È una questione di accento,
che fa la differenza nella vita di queste due donne. E quindi, se tu non vuoi dire altro, concluderei. Sì, Lorenza, un pensiero in più. Questo sarebbe il compito, questo compito che Salome ha svolto con i figli, è il compito che ogni madre credente deve avere per i suoi figli. E ogni mamma deve desiderare ardentemente, disse Ellen White, la salvezza dei suoi figli. E questo è importante perché nonostante che vediamo Salome fece una richiesta anche egoistica, però se lo vediamo dal punto di vista positivo aveva questo desiderio ardente, questa ambizione che i suoi figli stessero vicino a Gesù, che fossero salvati. Avevano questa fede perché lei era sicura, certa insieme ai suoi figli che Gesù avrebbe stabilito il suo regno e anche avrebbe governato. Quindi è importante anche questo, e noi figli dobbiamo, come vediamo qua, Giacomo e Giovanni hanno obbedito sempre ai consigli dei genitori e all'esortazione dei genitori. Anche noi come figli dobbiamo prendere in considerazione, ascoltare, non solo ascoltare, mettere in pratica anche i consigli dei genitori. Quindi adesso vorrei citare una frase che mi ha colpito di un autore, di uno scrittore, che dice: la mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. Perché noi, educando un figlio che poi diventerà un personaggio importante, che rivestirà un ruolo importante, farà poi la differenza nella società. E quindi dietro a un grande uomo c'è una grande madre. E quindi vogliamo concludere con la riflessione finale della lezione, dove ci porta un aneddoto. E questo aneddoto viene introdotto con una frase che dice, cita: Dio ti ama. E gli dice: può una donna dimenticare il bambino lattante, non aver compassione del figlio, delle sue viscere? Impossibile. È impossibile, pure a volte purtroppo avviene in questo mondo. Credo che tu abbia sentito parlare di una madre che con il marito e il loro unico figlio tentano di attraversare le montagne verdi durante l'inverno, ed era un inverno molto freddo, molto rigido. E dice che durante la notte vennero sorpresi da una tempesta, una bruttissima tempesta, e mentre il marito era andato a cercare aiuto, si smarrì nel buio della notte perché la neve aveva coperto le sue tracce. E il suo ritorno si stava prolungando troppo e la madre avvertì un freddo mortale. Allora si tolse lo scialle, quell'unico scialle che aveva, e coprì con essa suo figlio, il suo unico figlio che amava. Il mattino seguente il bambino era ancora vivo perché era stato riscaldato dallo scialle della madre, ma la madre rimase congelata. Il ragazzo osservò gli occhi della mamma e non capiva perché non si svegliava. Con questo esempio si può vedere quanto grande è l'amore di una madre per un figlio. Eppure dice Dio che sarà più facilmente una madre a dimenticarsi di suo figlio piuttosto che Dio dell'anima che confida nella sua grazia. Il fatto che Dio ci ama è sufficiente per ispirare in noi la più profonda gratitudine durante tutta la nostra vita. Il suo amore parla al tuo cuore. Presta attenzione, altrimenti queste parole non potranno applicarsi al tuo caso. Fidati dell'amore di Gesù e proverai una grande gioia. Quindi questo è un desiderio. Cioè, questo ci dovrebbe far riflettere su diversi punti. Primo, di essere riconoscenti alle nostre madri, di ubbidire ai loro consigli, di essere grati a Dio perché le abbiamo, di non farle soffrire, di rendergli la loro vita più agevole, più serena. Ringraziamo Dio per questo grande dono. E per chi non ha una madre, non si deve scoraggiarsi, perché abbiamo Dio che è più di una madre. Perché a volte noi madri sbagliamo, possiamo cedere, possiamo cadere, magari non siamo quel giusto esempio che dovremmo essere, magari possiamo abbandonare i nostri figli per seguire vie diverse, però noi sappiamo che ognuno di noi ha una madre in Dio,
era una madre che non si dimenticherà mai del proprio figlio e non si dimenticherà mai di noi. E quindi è molto bello questo. E quindi questo ci dovrebbe far nascere in noi un senso di gratitudine e di fiducia, e quindi di dedicare la nostra vita come riconoscenza a Dio e di obbedire ai suoi consigli, perché abbiamo fiducia che Lui cerca il meglio per ognuno di noi. Quindi che il Signore ci aiuti in questo. Amen. Amen. Quindi ti ringrazio, Stefani, per le tue riflessioni. Ringrazio anche Emanuele che è dietro nella regia. E vorrei chiudere quindi la nostra lezione con una preghiera. Padre nostro che sei nell'alto dei cieli, in mezzo a noi, veniamo dinanzi a te, riconoscenti e grati per tutto quello che fatto, che fai e che continuerai a fare verso il mondo. Ringraziamo di questa bellissima lezione, tramite le quali ci hai voluto ricordare ancora una volta il tuo grande amore verso il mondo. O Signore, fa che ti possiamo amare sopra ogni cosa, possiamo essere grati per tutto quello che tu fai, possiamo ascoltare i tuoi consigli e possiamo camminare nelle tue vie. Aiutaci, Signore, a non allontanarci mai da te, a poter essere riparati sotto le tue ali preziose, e benedici tutte le madri affinché possano assolvere al loro compito, benedici tutti i figli e benedici ognuno di noi. Fa che potremo essere con te nel tuo santo regno, nel nome di Gesù, e benedetto in eterno. Amen. Amen. Ciao a tutti, ciao Stefani, ciao Emanuele, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Lore, ciao a tutti.